mette? Grazie. Quando a Londra piove e a New York nevica, quando vivi nell'incubo che da un momento all'altro possa arrivare l'avviso delle tasse o rischi di buscarle da un marito geloso, c'è una sola cosa da fare. Riempire una valigia di quattrini e prendere il primo aereo per le Bahamas. Qui troverai calde accoglienze, bibite ghiacciate, belle ragazze e niente rogne. Che cosa potresti volere di più? Hm? Mi sono spiegato. Niente da fare, il telefono di Lida è sempre occupato. Non c'è fretta. Tanto io non parto che domani, però ci terrei ad avervi tutte e due a cena con me stasera. Oh, sei molto gentile. Il piacere è tutto mio. Quanto tempo è che non vedi Lida? Saranno 6 anni. La troverai molto cambiata. E in che senso? Che ne so, non sembra più la stessa. Da qualche mese poi si comporta in un modo tanto strano. Cioè come? Ma alle volte si direbbe che abbia paura. Ho fatto di tutto perché si aprisse con me, ma non c'è stato assolutamente niente da fare. Pensi che con me si confiderebbe? Oh, ti sarei così grata se le parlassi. Se c'è una persona di cui si potrebbe fidare, questa è solo Simon Templar. Qui, Lida Verity. Pronto? Allora, ce l'hai? Sì, naturalmente. Sai quello che devi fare, vero? Certo che lo so, non è la prima volta. Sì, puntuale. Sì, però dopo questo basta, sia ben chiaro. Non dimenticate i nostri patti. Noi manteniamo sempre le promesse. Fai quello che abbiamo detto e non avrai da pentirtene. Perciò ricordati alle 10 precise, non un minuto dopo. Ho una magnifica notizia. Quando in qua si entra senza chiedere permesso. Scusa, non ci ho pensato. Almeno in camera mia potrò starmene un po' in pace. Oh, scusami, sorellina. Non devi volermene se certe volte scatto con te. È solo che lasciamo andare. Lida, che cos'hai? Niente, assolutamente. Eppure c'è qualcosa che non va. Da qualche tempo sei così tesa. Non te ne preoccupare. Come faccio? Se almeno sapessi di che si tratta, potrei aiutarti. No, devo sbrigarmela da me. Allora qualcosa c'è? No! Insomma, John, smettila di farmi tutte queste domande. Va bene, come vuoi, non ti chiederò più niente. Sai, Lida, ho visto Simon Templar. Davvero? Mm? L'ho incontrato per caso al club. E sai cosa ha detto? Che stasera ci vuole a cena con lui. John, mi dispiace, io non posso. Mi avevi detto che stasera eri libera. Ho dovuto cambiare programma, ho un appuntamento alle 10. Allacciami un po'. Con chi? Con un amico.
Ho capito, ma come si chiama? John, te l'ho già detto, non sopporto questi interrogatori. Ti ho chiesto con chi esci, sembra che ti abbia fatto chissà quale affronto. Ho detto che sono occupata, non basta? Simon ti potrebbe aiutare. Credevo di essere stata chiara in proposito. Intendo che né tu né Simon né alcun altro si mischi nei miei affari. Va bene, non è il caso di gridare. Non ho altro modo per farmi intendere. Mi sono ficcata in un pasticcio e tocca a me ora cavarmela. Ti ripeto che nessuno si intrometta per nessuna ragione e non intendo più tornarci sopra. Hai capito? Tu pensa ai fatti tuoi e lasciami in pace. Lida, che bella sorpresa. Oh, Morris. Che c'è? Hanno ricominciato? Sì. Dimmi com'è successo. L'ultima volta ho detto che non sapevo come trovare altro denaro. Speravo che smettessero. Invece hanno ricominciato con le telefonate. Ma mettiti a sedere. Adesso dimmi, che cosa vogliono ancora? Questo. E tu conti di darglielo? Hanno detto che non vorranno altro, me l'hanno assicurato. Beh, allora è meglio accontentarli, così la smetteranno per sempre. Non smetteranno mai. Io dovrò sempre continuare a dare, finché non mi rimarrà più nulla. Oh, Maurice, aiutami. Ma come? Lo sai che io non sono ricco. Io non ti chiedo denaro. Io voglio solo che tu mi aiuti a scoprire chi sono. Lida, questo è impossibile. È rischioso. Se soltanto sospettassero che stai facendo il doppio gioco, saresti finita. E cosa vuoi che me ne importi? Ma importa a me, e molto. Lida, per me è un tormento vederti soffrire così, ma sono convinto che tutto questo non può durare a lungo. Perciò, per quanto doloroso, è meglio che tu sacrifichi il gioiello. Io non so più che cosa fare. Come andrà a finire? Su, asciugati gli occhi. Abbi pazienza ancora questa volta, Lida. Dopo cominceremo a fare progetti. Ti porterò lontano di qui, in qualche luogo dove non potranno raggiungerti. Dici davvero, Maurice? Ma certamente. Non ho altro desiderio al mondo che andarmene via con te. Una scena davvero commovente. Ma oggi toccava a me. Non ti ricordi? Chi ti ha detto di entrare? Va bene, ti aspetterò. È bella, vero? Molto. Sicché non sai che cosa la preoccupi.
Assolutamente. Comunque si deve trattare di qualcosa che l'ha portata sull'orlo della follia. Stasera, quando l'ho incrociata venendo qui, andava a una velocità veramente pazzesca. Quando è uscita era furente, appunto perché avevo cercato di indagare. Penso sia indispensabile che tu mi dica tutto ciò che sai di tua sorella e anche quello che lei ti ha detto. Dunque, stasera per la prima volta ha ammesso apertamente che nella sua vita c'è qualcosa che non va. Quando sono entrata da lei, aveva appena finito di telefonare e un altro po' mi mangiava. Le ho chiesto se potevo aiutarla, ma mi ha risposto che nessuno poteva fare niente per lei. Ha aggiunto che si era cacciata in un pasticcio e ora doveva cavarsela da sola. Io l'ho detto allora che forse tu potevi esserle di aiuto. Buonasera, signora Verity. Benvenuta a bordo. Buonasera, Bosley. Per favore, me la parcheggi qui vicino, perché stasera non mi trattengo. Va bene, signora. Buonasera, signora. Buonasera. Buonasera. Oh, signora Verity, lieta di averla tra noi. Buonasera. È sola o attende per caso qualcuno? Sono sola. Una bella donna non dovrebbe mai esserlo. Cosa posso offrirle? Lei è molto gentile, ma me ne vado via subito. Come preferisce. Ciao, Lida, come va? Eh? Cosa diavolo le succede? Il solito, signora Verity? Cosa? Ah, sì, sì. Che ora è? Sono le 10:15, signora. Il resto, signora Verity? Fra mezz'ora la sua fotografia è pronta. Grazie. Lei non gioca stasera, signora Verity? No, stasera no, grazie. Sono convinta che si tratta di qualcosa di veramente grave, appunto perché lei si ostina a non parlare. Pronto? Pronto, John. Sì, Lida. Simon è lì? Sì, te lo do subito. Lida ti vuole. Dimmi. Simon. Oh, meno male. Senti, ho bisogno urgente del tuo aiuto. Devi venire qui prima delle 10. Dove sei? Al Captain. Ah, sì, so benissimo dov'è. Tra pochi minuti sarò lì. Andiamo. Cos'è successo? Te lo dirò quando saremo in macchina. Tieni. Posso fare qualche cosa per lei, signore? No. No, grazie. Ma almeno ti ha detto di che cosa si trattava? No, semplicemente che andassi d'urgenza. La signora Verity è dentro? Non saprei dirglielo, non l'ho visto uscire, sono stato molto occupato. Grazie.
qui io non la vedo. Guarda nella sala da gioco o nella toilette. Buonasera, signore. Buonasera. Desidera un tavolo per due? No, grazie. Sto cercando la signora Verity. La signora Verity non si è ancora vista stasera. Eppure il pirata di servizio all'ingresso mi ha detto che è venuto. Può darsi, in mezzo a tanta gente può anche essermi sfuggito. Non le spiace se la cerco, vero? Le ho già detto che qui dentro non c'è. Comunque, siccome non voglio grane... No, non ne avrà, purché lei mi si levi dai piedi. Il croupier dice di averla vista 10 minuti fa e poi non più. Controlliamo se la sua macchina è... Resta qui. Devo chiamare un dottore? È inutile. Chiami la polizia piuttosto. Perché? Perché l'avrà fatto? Chi lo sa? E quando io l'ho chiamata non ha risposto. Ha continuato ad andare avanti come trasognata. Voi eravate amici della signora Verity? Certo. Non le è sembrato per caso che fosse sconvolta? Posso anche sbagliarmi, ispettore, ma ho avuto l'impressione che avesse pianto. Le sono molto grato per le sue informazioni. Non c'è altro? Possiamo andare? Certamente. La prego solo di lasciare il suo indirizzo, nel caso ci fosse ancora bisogno di loro. Scusate se vi ho fatto attendere, ma ormai penso di avere in mano gli elementi necessari. Doveva proprio venire qui a suicidarsi. Non è stata certo una buona pubblicità per il locale. Sono inconvenienti che talvolta si verificano nei locali molto frequentati e dove si gioca. Non mi so dar pace. Avrei dovuto farmi dire a tutti i costi che cosa la tormentava. Perché? Lei è veramente convinto che si tratti di suicidio? Ma certo. Tutti quelli che l'hanno vista questa sera hanno detto che era sconvolta. Negli ultimi tempi giocava molto forte e il più delle volte perdeva. Io stesso ho delle sue ricevute per circa 2000 sterline. Ma cosa vuole che potessero essere 2000 sterline per una donna ricca come lei? Beh, per quanto ne so almeno. Lei dovrà produrre quelle ricevute. Quando vuole. Bene, per me il caso è chiuso. Naturalmente una dichiarazione ufficiale la si avrà solo fra qualche giorno, ma questo fa parte della prassi. E così, con buona pace di tutti, la pratica viene archiviata e non se ne parla più. Io non vado in cerca di complicazioni dove non ce ne sono. Mi dispiace doverla disturbare, ma dovrà venire a firmare la sua deposizione. Certo, verrò. E anche lei, dato che ha scoperto il cadavere. Stia tranquillo, non intendo allontanarmi. Io ho finito. L'aspetto nel mio ufficio fra 20 minuti. Thompson! Andiamo. Oh, Esteban, non vada a letto. Avrò bisogno di parlarle. Ho saputo di sua sorella, signorina. Mi dispiace tanto, era una vera signora. La ringrazio molto. Qui c'è ancora la sua macchina. Se lei vuole, io provvedo a portargliela fino a casa. Pensi di potercela fare? Dice per questo? Lo manovro benissimo. Allora, appena ho finito qui, gliela porto subito. Grazie, mi fai un favore. Grazie. Credo che questo sia tutto. Bene, allora vuole firmare per cortesia? E adesso come la mettiamo? Come sarebbe a dire? Come spiega che una donna decisa a suicidarsi telefoni pochi minuti prima chiedendo aiuto? C'è un vecchio assioma che noi teniamo sempre presente. I suicidi in genere non si spiegano. E in questo caso calza perfettamente. È senz'altro un assioma molto comodo quando non si vuole andare fino in fondo alle cose. È tutta la sera che lei mi sta punzecchiando. Se ha qualcosa sullo stomaco la butti fuori.
Purtroppo io non posso darle alcuna prova concreta, ma il mio istinto mi dice che in questa faccenda c'è qualcosa che assolutamente non funziona. Ma santo cielo, qui abbiamo dei fatti. Era sconvolta, aveva dei debiti, l'entrata del proiettile corrisponde alla posizione della rivoltella. Per questo troverete anche le bruciature sul vestito, e la paraffina e le impronte digitali proveranno che lei ha tenuto in mano la rivoltella. E noi ci basiamo appunto sui fatti e non sull'istinto. Fate un bel affare. Credo che ormai non abbiamo più nulla da dirci, signor Templar. In altre parole, possiamo anche andarcene. A proposito, dove l'ha presa Lida quella rivoltella? Questo lo accerteremo, ma ci vorrà del tempo. E poiché immagino che non brucerete le tappe, spero non avrà nulla in contrario se nel frattempo farò qualche indagine per conto mio. Certo che ho qualcosa in contrario. Conosco la sua fama, Templar. E se appena dovesse esorbitare dai limiti della legge, la farò espellere dall'isola. Si può sapere cosa è successo? Perché è stata uccisa? Calma, Maurice. Calma, Pupo, gli incidenti capitano nella nostra professione come in qualunque altra. Il fatto è che ti impiccano per questi incidenti. Il capo deve essere impazzito. Questa tua espressione non gli piacerebbe. Credo anzi che non l'apprezzerebbe. Non me ne frega niente. Stavamo facendo degli ottimi affari e adesso ha rovinato tutto. Ti consiglio di non romperci le scatole. Stammi a sentire. Guardati bene dal prendere un tono simile con me, lurido verme. Vuoi fare il duro adesso? Oh, che paura. Ho una paura da morire. Dovrei spaccarti la testa. Bravo. Perché non lo fai? Potrei anche sfregiare quel tuo bel musetto, Pupo. Che ne diresti, eh? Ci proviamo? Io non voglio essere coinvolto in un omicidio. Chiaro? Certo. Come chiaro che hai una gran paura. Insomma, il mio compito era di attirare le ricche signore. Ecco tutto. E ti pare che adesso abbia voglia di finire dentro per omicidio? E allora che cosa vorresti fare? Prendere il primo aereo in partenza per l'America. Ma naturalmente prima voglio avere la mia parte. Niente da fare, quella non l'aveva portato il braccialetto. Cosa? Cerchi anche di imbrogliarmi? Prima di andare al club è passata da casa mia e il bracciale l'aveva, gliel'ho visto io. Il guaio è che non l'aveva quando si è incontrata col capo. Questa è una volgare menzogna. Io voglio la mia parte. E di pure al capo che se non me la manda all'aeroporto prima che io parta potrei essere indotto a fare una bella letterina alla polizia. Hai capito? Io voglio quel denaro. Pronto? Parla il talpa. Kerr è uscito adesso. Ho l'impressione che chiacchieri troppo. E tu cosa aspetti a provvedere? Ti richiamo più tardi. Non riesco a convincermi che sia morta. Qui dentro tutto parla di lei. Io sto cercando qualcosa di più solido della semplice atmosfera. Sto cercando degli indizi. Il fatto è che non si sa dove cominciare. In queste lettere intanto non c'è niente. Vediamo un po' nella cassaforte. Strano, è aperta. Ah, i suoi ultimi prelevamenti sono piuttosto rilevanti. 20.000 sterline in pochissimi mesi. Potrebbe averle perse al gioco. No, le perdite al gioco sono variabili, mentre qui i prelevamenti sono sistematici. Pensi a un ricatto? Ma da parte di chi? E per quale motivo? È Bosam che porta la macchina. Bosam? Fallo entrare, vorrei parlargli. Bosam,
Se hai un po' di tempo vorrei chiederti una cosa. A sua completa disposizione. Dove sei passato per venire qui? Ho fatto la strada della costa, è la più breve. Ah, è quello che pensavo. Invece io, venendo qui, ho incrociato la macchina della signora Verity sulla strada dell'aeroporto. Ma quella strada è molto più lunga dell'altra. Ah, allora si spiegherebbe. Che cosa? Una cosa che ho trovato nella macchina della signora. Forse dovrei consegnarla alla polizia perché faccia poi le sue indagini. Saresti disposto a dirmi di che si tratta? No, non voglio del denaro. Come ho detto, apprezzavo molto la signora. E se posso essere utile... Il signor Templar è un amico. Era su un sedile della macchina. MK. Più volte è venuta al club accompagnata da un certo Maurice Kerr, che abita appunto sulla strada dell'aeroporto. Dall'indagine è risultato che la pistola apparteneva a un certo Maurice Kerr. Interessante. Fammi preparare la macchina. Se non sbaglio... Di partenza. Si può sapere chi è lei e che cosa vuole? Sono il lavandaio, questo è suo, no? Effettivamente sono le mie iniziali. E con ciò? È stato trovato nell'automobile di Lida Verity. Oh, può darsi benissimo, l'ho accompagnata fuori parecchie volte. L'ha vista stasera? No. Comunque non sono tenuto a risponderle, chi è lei? Non ho qui i biglietti da visita, ma mi chiamo Simon Templar. Oh. Il santo? Allora, senta, io non so come c'entri lei in questa faccenda, ma io non ho niente a che fare con quanto è accaduto questa sera. Vada pure avanti. Ma io non ho nulla da dire. Ci pensi, forse troverà qualcosa. Esca immediatamente. Maurice, in un modo o nell'altro bisogna che lei si decida a cantare. Preferisce che faccia uso delle maniere forti o basta una chiacchierata amichevole? Fuori! Avanti, su, vuota il sacco. Io non ho avuto niente a che fare con l'uccisione di Lida Verity. Però io la stavi ricattando. Ma no, no, io no. Chi allora? Ma questo non lo so. Ah, allora vuoi che ricominci? Oh. No, 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 io c'entro solo in parte. Sono gli altri che hanno fatto tutto, io l'ho solo accalappiata. Come? Io l'avevo conosciuta al club. Sono uscito con lei parecchie volte. E poi una sera l'ho portata a bere qui. C'era da immaginarselo. E naturalmente i liquori erano drogati. Sì, ma nonostante fosse un vecchio sistema, ha funzionato con una dozzina di donne. Tutte ricche e sposate. Sì. E adesso avanti. Dimmi tutto quello che è successo con Lida Verity. Successe che lei prima beve e poi perdette i sensi. E noi prendemmo delle foto compromettenti. E minacciaste di mandarle al marito. Sì. Lui è in Inghilterra per ragioni di affari. Ma sì, certo, lo so che sono faccende sporche, ma rendono bene. Lei non sapeva che ci fossi di mezzo anch'io. Pensava che fossi ricattato anch'io. E adesso? Voglio tanto le negative che le copie. Ma io non so dove siano. Bada, non ho tempo da perdere. Eppure glielo giuro, non so dove le tengano. Io non ho niente a che fare con quel settore. Chi è questa gente? Chi ha ucciso Lida? Stia a sentire, adesso noi facciamo un patto, eh? Io le dirò i nomi, i luoghi, tutto quanto. Però lei domattina mi imbarca sul primo aereo. Dovrei scendere a patti con un individuo della tua risma. Ma io piuttosto ti gonfio di botte finché non avrai sputato tutto. No, no, la faccia no, la prego, quella non me la rovini. Prendetelo.
Voi non ci crederete, ma avete sbagliato uomo. Voltati e cammina verso quella casa. Comunque una cosa è certa. Solo se fosse stato un contorsionista poteva spararsi da solo. Ah, signor Templar. Aveva proprio ragione. C'era effettivamente di mezzo un assassino. Lei. Le ha detto qualcosa prima che lo uccidesse? Una domanda profondamente acuta. Voglio una risposta. Perché non mi sottopone addirittura a un interrogatorio di terzo grado? Ho l'impressione che lei non si renda conto della gravità della sua situazione, Templar. E così mi accusa di omicidio. Ma si rende conto, ispettore, che non ha nemmeno elementi sufficienti per darmi una contravvenzione? È stato visto uscire di corsa da quella casa. Ma non avete potuto trovare né una pistola, né un motivo. Va bene, va bene. Allora esaminiamo la situazione. Kerr è morto. Io ora voglio sapere chi l'ha ucciso e perché. Chi non lo so. Perché? Perché si era deciso a parlare. A proposito di che? Dell'omicidio di quella donna. Kerr faceva parte di una banda di ricattatori e quando la Verity è stata uccisa, lui, preso dal panico, voleva uscirne. Sa il nome dei suoi complici? No. Era sul punto di dirmeli quando uno di quei delinquenti è apparso alla finestra e ha sparato. È arrivato al momento giusto. Thompson, chiama qualcuno di quei ragazzi della scientifica. Stanno già venendo. Beh, visto che state giocando ai detective, io... C'è un aereo che parte per New York domani mattina alle 10. Manderò qualcuno a controllare. Le sue parole sono state senz'altro chiarissime, però faccia conto che io non le abbia sentite. Mi pare di averle già detto di non immischiarsi in questa faccenda. È una cosa che non la riguarda. Lei si sbaglia, ispettore, e allora le dirò anche perché questa faccenda mi riguarda. Anzitutto perché Lida Verity era mia amica. Inoltre non sopporto i ricatti. Infine perché io detesto essere preso per un tirassegno. Per cui lei, ispettore, domattina può mandare quanta gente vuole all'aeroporto. Ma io sono fermamente deciso a non andarmene da quest'isola finché l'assassino non sarà catturato. Templar! Templar! Darei un anno di vita per poterlo schiaffar dentro. Ogni poliziotto al mondo la pensa come lei. Vediamo un po' di risolvere questo caso. Lui vuole un assassino e troviamoglielo. Bene. Mi dispiace di ammetterlo, ma a quanto pare il piano di Templar funziona perfettamente. Il piano? Ma quale piano? Non ha detto che la punzecchiava. Sono certo che lo faceva apposta perché lei ci si mettesse di punta. Mentre io guardo qui, tu esamina la camera da letto. Hanno preso Joan. Va avanti. Non ho potuto impedirglielo. Erano armati. Non c'era niente da fare. Li conoscevi? No, non li avevo mai visti. Allora comincia dal principio. Stavamo aspettando che lei ritornasse. Suonarono alla porta e Joan andò ad aprire credendo che fosse lei. Invece erano quelli. Mi hanno legato e se la sono portata via ci avranno messo 2 minuti. Non hanno detto niente. Nemmeno una parola. Quelli erano senz'altro dei professionisti. Non hanno perso un secondo. Tieni, bevi questo. Grazie. Ci voleva. Come ti senti? Avvilito. So di averla delusa. Pensare che io speravo di aiutarla. Non preoccuparti di questo. L'importante adesso è ritrovare Joan. Certo, tutto sta a sapere dove cominciare. Io comincerei dal club, dove Kerr sceglieva le sue vittime. E dove Lida è stata uccisa. Ci vede lo zampino di Esteban? So solo che ha fatto di tutto per impedirmi di cercare Lida. Andiamo. Pronto. Templar, mi stia a sentire e l'avverto che non mi ripeterò. Questa sera la signora Verity doveva portare con sé un certo braccialetto. Noi non l'abbiamo preso, ma sappiamo chi è stato. Ah, sì? E chi sarebbe? Non faccia il furbo con me, pupo. È stato lei il primo ad avvicinarla e ha avuto tutto il tempo di prenderglielo prima che qualcuno arrivasse. Ah, era quello che cercavi quando hai tentato di farmi fuori a casa di Kerr. E che cosa se no? Vogliamo quel braccialetto. Se non lo avremo, Joan Wingate farà la fine di sua sorella. Simon, aiutami! Simon, dagli il braccialetto, se no mi uccide! Joan, ascoltami.
Faccia quello che la signorina le ha detto, signor Templar. Più tardi la chiamerò per dirle come, dove e quando. Hai sentito? Sì. Non resta altro da fare. Vuoi dire che devo cedere? E anche alla svelta. Non farei che affrettare la fine di John. Ottenuto ciò che vogliono, non avranno più bisogno di lei. E la giudicheranno pericolosa. Ne hanno uccisi due, ucciderne altri per loro è lo stesso. Ma allora che cosa dobbiamo fare? Andarla a cercare. Quello è l'ufficio di Esterman. Ah, si direbbe che mi stia ancora aspettando. Che bravo ragazzo. Come possiamo entrare? Da una finestra che dà sul retro. Fammi strada. Cavi mica male, sia con la spada che col calcio della pistola. Che cosa pretende? Che quando qualcuno entra in casa mia aspetti che mi facciano la pelle? Non hai torto neanche tu. Ma che cosa vuole? Fare due chiacchiere. Già, tutti quelli con cui voglio parlare vengono uccisi. Prima Lida Verity, poi Maurice Kerr. Sembra incredibile. Era morto. Non lo sapevi? No, no, e come potevo saperlo io? Ti informerai sui giornali del mattino. Dica un po', non crederà mica che l'abbia ucciso io, Maurice Kerr. Con questa pistola no, probabilmente l'avevi messa in pensione. Nemmeno con un'altra. Stammi a sentire, giochiamo un po' a botta e risposta. Perché volevi impedirmi a tutti i costi di cercare Lida Verity? Questo non è affatto vero. Anche se è già molto tempo che non spara, non è detto che abbia del tutto disimparato. Abbassi quell'arma. Se vuol saperlo, nel mio locale vengono molte donne che non sempre sono accompagnate dal marito. Ma pensa un po' che scandalo. La signora Verity veniva spesso qui con Maurice Kerr. Temevo che lei fosse un poliziotto privato mandato dal marito. E tu volevi proteggerla. Semplicemente non volevo grane. Era un'ottima cliente che fruttava un sacco di soldi. Magari anche grazie ai ricatti. No, ricatti no. Ma che diavolo stai inventando adesso? Sono propenso a crederti, Esteban. Avevi qualche speciale accordo con Kerr? Lui mi portava delle clienti. Io gli riconoscevo una piccola provvigione su quello che loro spendevano. C'è un sacco di gente che campa in questo modo. Per lui erano briciole. Ho preso un granchio, mi spiace. Lo spero bene. Ah, no, intendiamoci, non volevo scusarmi. Mi spiace perché stando così le cose dovrò seguire un'altra pista.
Dovrà dar loro il braccialetto. Ah, bentornato. Come va la testa? Fa ancora male. Credo che sarà meglio tornare a casa. Non le debbono telefonare per combinare quello scambio? Già, la prossima mossa tocca a loro. È tua? No, è del Talpa. Ha l'esclusiva qui per le foto. E si chiama? Sanchez, Harry Sanchez. Come l'avevi chiamato? Il Talpa, è il suo soprannome. Ah. Il che vuol dire che molto probabilmente porta gli occhiali. Certo, non può assolutamente farne senza, è orbo come un pipistrello, ma questo che c'entra? C'entra perché le foto facevano parte del ricatto e l'uomo che ha sparato a Kerr portava degli occhiali con le lenti molto spesse. Dove abita? Giù al North Quay, al 143. Tu sai dov'è? Certo. Allora andiamoci. Sì, ma se fosse una falsa pista? Meglio aspettare la telefonata. E quindi, secondo te, consegnare il braccialetto? Le auguro di acciuffarli. Servirsi del mio club per i loro ricatti. Brutte canaglie. E non mi hanno dato neppure un soldo. Il 143 è quella porta laggiù. Tutta la zona mi sembra assai poco raccomandabile. Vuole che salga anch'io? Mi hai passati abbastanza questa notte. Resta qui, se non torno entro 10 minuti chiama la polizia. D'accordo. In bocca al lupo. Grazie. Non ha nessuna importanza. Dov'è la ragazza? Su, parla! Là dentro. John! Simon! Ah, finalmente sei arrivato! Tutto bene? Mi ha giurato che se non portavi il braccialetto mi uccideva. Il guaio è che non l'avevo. Non l'ho mai avuto. Lui credeva di sì. Lo so che lo credeva, ma Lida deve averlo nascosto. Non ci capisco niente, fammi solo uscire di qui. Giù in macchina troverai Bosam, digli che ti porti a casa e poi mi raggiunga qui. Sì, però non tardare. Cercavi questi, Pupo? Sì. Mi farà arrestare. Non c'è nessuna fretta. Prima voglio le fotografie che vi sono servite a ricattare la signora Verity. E naturalmente voglio anche tutte le altre. La prego, mi aiuti. Lei può prendersi tutto quello che vuole, purché mi dia modo di allontanarmi dall'isola. Ringrazia Dio che non ti ho ancora torto il collo, altro che aiutarti. Mi dai quelle fotografie? Sì. Dove sono? In quel mobile là. E allora tirale fuori. Ah, quelle naturalmente sono soltanto le negative. La Verity è morta, ma ci sono negative di altre signore che pagano molto bene. Se lei ci sta, potremmo magari darle una parte degli utili. Che ne dice, eh? Sei duro ad arrenderti, eh? Che cosa fa? Ma lei non sa quello che valgono. Tanto dove vai tu non c'è bisogno di denaro. Adesso, dimmi chi sono i complici. Non ho nessun complice. C'era Maurice Kerr. E c'è anche qualcun altro. Per esempio l'assassino di Lida Verity. Su, chi è? Già, quello me l'ero dimenticato. Ma se vuol sapere chi è, perché non lo domanda a lui, visto che è dietro le sue spalle? Ah, così almeno siamo al completo. Sorpreso? No, l'avevo già capito. E pensare che ero convinto che lei mi giudicasse il più candido e servizievole degli uomini. Il fatto è che tutte le volte che tu venivi con me, le cose prendevano una piega sospetta. Certo, è un duro colpo per il mio prestigio di organizzatore. Consolati, non è che il primo. Ma queste sono tutte chiacchiere perfettamente inutili. Lei ha voluto ficcare il naso nelle nostre faccende. Non crederà di passarla liscia.
Avete sbagliato a uccidere Lida. Sì, è stato uno sbaglio, ma Lida doveva lasciare quel gioiello su una panca e tornare al club. E invece ti ha aspettato armata di pistola. Infatti. Ci fu una colluttazione del colpo partì. Ma non è stato difficile farla apparire un suicidio. E come spiegherai la mia morte? Dovrai inventare un'altra scusa. Ci ho già pensato. Ho detto a Joan che venivo in suo aiuto e l'ho persuasa a tornare a casa. Quando sono arrivato, il talpa aveva ucciso lei e allora io ho ucciso lui. Come sarebbe a dire? Che vuoi fare? Questo! Non mi è mai stato simpatico. Il nostro lavoro ha questo vantaggio. Una ditta che si deve liberare di un dipendente deve anche preoccuparsi di dargli un premio. Tu invece lo spedisci all'altro mondo. Ah, senza farlo soffrire. Ma stavolta non ti è riuscito bene. Ha bisogno d'aiuto. Lei arriva come sempre al momento giusto. Come ha fatto a sapere che ero qui? Vorrei poter dire che il merito è della lungimiranza della polizia, ma purtroppo non è così. La verità è che l'abbiamo fatta pedinare. Trovo proprio consolante che la polizia fosse a portata di mano nel caso che Bosa mi avesse ucciso. Lei se la cava benissimo senza di noi. Grazie. E visto che ormai mi ha risolto il caso, penso che domattina potrà prendere regolarmente l'aereo. Non le prometto niente, ispettore. Ho ancora una cosetta da sbrigare. E grazie. Signor Templar. Ispettore? Si può sapere perché è tornato qui? Beh, le dirò, volevo essere certo che non aveste trascurato nulla. E ha concluso? Che adesso in tutta coscienza si può archiviare la pratica. Oh, signor Templar, mi favorisca il braccialetto. Ah. Ho visto quando se l'è messo in tasca. Il fatto è che volevo darlo io stesso a Joan. Beh, se è così, non voglio certo toglierle questo piacere. Vuol dire che verrò con lei dalla signorina. Ma certo, ispettore. E resterò lì tutta la notte. Così la imbarcherò io stesso sull'aereo. Lei è un eroe.